un open lab all'interno dell'Officina San Domenico di Andria, un open lab che parla di tecnologia, in particolare di cinema 4D. Vediamo. L'immagine oggi ha assunto un'importanza che prima non aveva. L'immagine oggi non è solo quello che era un tempo il simulacro della realtà, no? L'immagine oggi è un'estensione razionale della realtà. Con l'immagine oggi si lavora. L'immagine oggi è un oggetto di studio, di analisi e quindi destinatari anche di percorsi di formazione. L'immagine non è soltanto la replica della realtà. L'immagine, come sappiamo, può fondare una nuova realtà che oggi si chiama realtà virtuale. Ora, tutto questo ha fatto sì che alcune realtà oggi hanno pensato a questo percorso, a questo open lab di rilevazione tecnologica, digitale, architettonica, in modo tale da instaurare con gli studenti un rapporto diretto di conoscenza, di divulgazione. Tant'è vero che oggi c'è anche un angolo riservato all'orientamento del Politecnico, al Poliba, proprio orientato in questo senso, cioè quello di divulgare, di innescare dei processi di formazione, di consapevolezza soprattutto negli studenti dell'importanza dell'immagine oggi e soprattutto inserita in un percorso di destinazione professionale e formativa in generale. Il sottotitolo di questo evento è Dal reale al virtuale. Che cosa stanno vivendo i ragazzi? Beh, i ragazzi stanno vivendo un momento direi molto particolare per la computer grafica, cioè oggi è possibile codificare la realtà, cioè ciò che vediamo, in digitale con delle tecnologie che fino a una decina d'anni fa erano inimmaginabili. Quindi è sicuramente un momento, come dire, proficuo per loro da cogliere, visto che sono anche giovanissimi. Quindi, come dire, un po' lo scopo di questo evento era proprio quello di informare, divulgare di queste possibilità, dando loro appunto l'opportunità di coglierle e magari scegliere anche un percorso di studio, perché no, che potesse, come dire, dare un po' un'agevolazione anche poi in ambito professionale, sia per loro e sia insomma per la società che deve comunque cogliere questi stimoli. Ecco, tecnologia che naturalmente avanza rapidissima, si è giunti appunto dal reale al virtuale al cinema 4D. Sì, Cinema 4D è un software che diciamo ha sposato appieno questa, diciamo che è stato un po' pioniere in quest'ottica, nel senso che ha previsto questo evolversi e ha implementato al suo interno degli strumenti che consentono all'operatore di manipolare i dati che vengono fuori da un rilievo, diciamo, e arrivare fino ad un'elaborazione grafica sia fotorealistica ma sia animazione, fotocompositing o videocompositing. Quindi è un prodotto, diciamo, molto facile nell'utilizzo, che noi abbiamo, come dire, scelto di seguire per permettere ai ragazzi di risparmiare il tempo in fase di formazione e di, come dire, poi riservarlo in fase di applicazione. Da Andria per News24.it, Stefano Massaro.